Tu chi sei? Come che chi sono? Sono un cameriere, signore. Allora è vero. Sulla terra esistono ancora i servi. C'è chi comanda e chi obbedisce. Una vergogna. Anche tu comandi e noi siamo costretti ad obbedire. Noi siamo militari. E in tutte le parti dell'universo i militari non seguono la logica. Tu, uomo della terra, tu, non ti vergogni di essere un servo? Vabbè, sai, io... Se fossi libero, che faresti? Che faresti? Avanti, esponi, dimmi. Il padrone. Vorrei avere tanti servi al mio servizio. Gente incurabile. Come? Niente. Grazie. Che sciocco. Questo è il mio biglietto da visita. Matilde Bernabei, 702.427. La sua età? Stupido. È il mio numero di telefono. Ciao. Ciao, bel tipo. E non si dimentichi di telefonarmi, eh? Ixuccio. Ma sai che sei completamente diverso dagli altri uomini? Perché? Che cosa ho di diverso? Ma caro, su, scendi, vieni qui. Vieni vicino. Ma che cos'hai? Hai paura? Vieni qui, accanto qui? A me, sì. Che c'è? Ma ti piaccio? Sì. Su, no? Oh, signorina, mi raccomando, se adesso non riesco a combinare il prezzo con questi due, lei ad un certo punto mostra le gambe. Ma commendatore... Avanti, su, che la faccio anche con me, forza, ci vuole un po' di spirito di collaborazione, no? Che signori, io sono qui, non perdiamo tempo perché il tempo è denaro, parliamo subito di Sky. Io vi offro un bel contratto con la mia casa editrice, 150.000 lire al mese, tutto compreso, eh? Signorina, prego il contratto. Diamoci da fare, ragazzi, sono ragazzi giovani, baci. Signorina, faccia vedere. Guardate che io sono il commendatore Ambrogioli di Verona e di Milano e ho pubblicato di tutto, dal catechismo in formato gigante all'enciclopedia universale in formato tascabile e poi edizioni di lusso, edizioni in pelle, tela, in legna, in nylon, perfino in carta. Io sono quello che ha lanciato la Bibbia. Sapete quel libro un po' barboso che pure De Laurentiis ci ha fatto un film, ma con i diritti non so mica come si mette. Collane di pittori, collane di navigatori, collane di gastronomi. Ho fatto edizioni in tutte le lingue, in italiano, in francese, in inglese e perfino in dialetto. Sicuro, signori miei, in dialetto. Tutta la Divina Commedia in fiorentino puro, capite? Quel Dante il successo lo deve a me e mica all'olio. E non siete magari ancora convinti, eh? Non volete firmare. E allora vi svelerò un piccolo segreto. Per voi io ho creato una nuova branchia della mia organizzazione editoriale. FF, Fantascienza a Fumetti. E voi sarete i primi scrittori specializzati che io prendo a contratto speciale. Avrete ufficio a disposizione, segretaria, stipendio al netto di IGE e di trattenute, un mese di ferie all'anno e 14 mensilità. Ciao. Oh, lei l'anticipo lo ha già avuto. Sì. Allora mi raccomando, subito al lavoro, ragazzo mio. Un bel romanzo di fantascienza ogni 7 giorni. Arriva, signorina. L'astronave a fotone, guidata dagli impulsi elettronici della grande mente, navigava nello spazio ad una velocità di poco al di sotto di quella della luce. Avevamo appena superato la fascia radioattiva di von Allen quando mi accorsi che l'astronave aveva subito una deviazione di rotta. Dato il pericolo, mi recai dal capo, che come al solito dormiva saporitamente, e gli dissi: X1, abbiamo sbagliato rotta. X1 mi guardò coi suoi 36 occhi imbambolati e mi disse: se lo dici tu, professore, vuol dire che è vero. Ma come fai a inventare cose così belle? Vita vissuta, ragazzola, vita vissuta.